Ciao ragazzi, buongiorno e bentornati sul mio canale, La Cucina di Carmen. Allora, oggi è mercoledì 3 maggio e sono le ore 9:30. Allora, e adesso oggi vorrei fare un sacco di cosine, ovvero, adesso questo sarà un video spesa. Sono stata a Lidl, qui a Cecina. E sinceramente mi servivano proprio veramente due cosine, ovvero la farina e il lievito di birra, che ieri sera ho fatto la pizza e quindi me ne era rimasto un cubetto solo, e nulla. E poi del macinato, insomma, ho preso davvero quattro cosine. Poi lo sapete, quando siamo lì, vedi quello, ti vengono in mente tante ricettine e alla fine uno prende diverse cosine. Comunque, oggi avevo in mente di generare un paio di video, perché uno sarà questo della spesa e poi se ce la faccio voglio girare la ricetta del pane integrale fatto con la macchina del pane, perché gliel'ho promesso a mia mamma che lei mangia solo pane integrale, allora voglio fargli la versione con la farina integrale che secondo me deve essere buonissimo. E niente, poi devo fare un po' di pulizie su nelle camere, dare l'aspirapolvere e vorrei portarvi con me. Adesso vediamo se ce la faccio, quindi non sono molto sicura, ma vediamo un attimino. Adesso intanto vi faccio vedere cosa ho comprato al supermercato. Allora, ho speso 28,64 euro. E ho comprato, devo dire, sono andata lì per la farina e l'ho presa perché alle volte mi dimentico anche di prendere quello che mi serve. Allora, intanto ho preso il lievito di birra, ne ho presi due confezioni da due panetti ciascuno e l'ho pagati 19 centesimi a confezione e ne ho presi quattro, così scadono comunque a metà maggio, più insomma a fine maggio, quindi li tengo in frigo. Poi ho preso queste pipe rigate, che ad Asia piacciono moltissimo, e le ho pagate 42 centesimi. Poi ho trovato questi würstel in offerta a 55 centesimi di pollo e tacchino senza glutine. Allora l'ho presi, ho detto li tengo in frigo, tante volte un panino nella pasta, qualsiasi altra cosa, e insomma li ho. Poi ho preso, siccome ieri sera la pizza l'ho fatta con la polpa di pomodoro, allora ho preso altre due lattine di polpa di pomodoro a 35 centesimi. Non mi ricordo se questa l'ho già provata, ma credo proprio di sì. Mi sembra proprio di sì. E sì, mi sono trovata anche bene. Sì, l'ho adoperata proprio ieri sera. È buona, molto. Poi ho preso la farina bianca normale, 34 centesimi, quella 00. Ho preso 1 litro di latte. Poi ho preso questi snack con grissini e crema di nocciola, 1,09 euro. Ogni tanto ad Asia li riprendo, se il pomeriggio vuole fare una merenda un po' diversa, almeno li ho in casa e per una merenda un po' sfiziosa possono andare bene. Poi ho preso questa pasta sfoglia rotonda perché mi era venuta in mente stamattina una ricettina lì per lì, allora intanto l'ho presa. Poi ho preso le olive perché ieri sera nella pizza Asia voleva le olive, come sempre, però guarda caso non le avevo perché le olive proprio le compro se devo fare qualche ricetta in particolare, se no evito perché noi le mangeremo a quintali, quindi è meglio evitare. E le ho pagate 79 centesimi. Poi ho preso le gallettine, quelle normali con cioccolato al latte, da tenere in casa. Poi, sempre da tenere in casa, ho preso questa aranciata che era molto buona, l'abbiamo provata una volta, zero, quindi zero zuccheri aggiunti, della Skiway. E l'ho pagata 59 centesimi. Poi ho preso il formaggio grattugiato, era in offerta a 99 centesimi. Poi ho preso i cetrioli che erano in offerta 99 centesimi e li ho pagati. Aspettate, perché qui allora farina, polpo olive, pane, farina integrale, lievito, gallette. Ah, cetrioli, eccolo qua, 1,03 euro. Poi ho preso anche i peperoni, che li ho pagati peperoni gialli e rossi 1,43 euro, erano al chilo 1,59 euro. E poi ho preso queste sono delle bruschette. Allora, ora io devo dire che queste non le ho mai prese, perché ho sempre preso quelle alla Dico, quelle tonde, ogni tanto ve le ho fatte vedere. Quelle sono belle ovali, tonde così, molto più grandi, però queste mi ispiravano perché sono fatte proprio tipo pane, vedete?
tipo pane casalingo, qui infatti c'è scritto pane tipo pugliese per bruschette e devo dire mi ispirano parecchio e non ho pagato nemmeno tanto perché le ho prese a pane per bruschette 1,19 euro e sono dentro 6, no 5 sono, 2, 5 sono, sì. Mi sembrano un pochino più lunghe di quelle, no, forse sono uguali, un pochino più strette, però come pane mi ispirava e allora l'ho volute prendere. Qualche volta, insomma, ora si inizia con il caldo d'estate, magari una sera, una bella bruschetta con mozzarella, pomodoro, verdure grigliate, prosciutto cotto, insomma, queste cosine qua, e ci sta bene per sostituire una cena o un pranzo veloce, ci può stare. Quindi comunque si scadono a fine giugno, perciò ho tempo per consumarle. Poi ho preso in macelleria, nel reparto macelleria ho speso 10,69 euro. Ho preso 4 etti di macinato magro e le 5 fettine di petto di pollo impanato. Perché petto di pollo impanato sicuramente lo andrò a fare stasera. E oggi a pranzo, dato che oggi è sciopero a scuola, Asia esce a luna, gli farò, ho in mente di fargli un po' di sugo tipo di ragù bianco con macinato, un misto veloce di verdure e poi aggiungergli la panna. Vediamo se riesco a farvi anche la videoricetta di questo sughetto. Poi ho preso, come vi dicevo, la farina integrale. Allora, sono andata diretta là, eccola qui, perché quella della tua di, devo essere sincera, non mi garba, rimane un po' troppo grossa, è troppo grossa come farina, invece questa è proprio fine e mi piace. Ho fatto il pane già integrale con questa, prima di avere la macchina del pane ed era venuto veramente buono. Quindi adesso, infatti qui c'è scritto per impasti a mano e macchina. E qualcuno di voi comunque sia nelle recensione mi ha scritto appunto che l'ha già provata questa farina, le farine del mulino Cosma, e infatti si è trovato bene e confermo perché anche io mi sono trovata molto bene e infatti ne ho prese 4 perché oggi andrò a farne due, una per mia mamma e mia sorella e uno penso forse anche per noi. Allora, e le ho pagate, questa è da mezzo chilo. Scusate, mezzo chilo, sì, le ho pagate 99 centesimi l'una, quindi è prezzo pieno, non costano nemmeno tanto, e la farina è buona, ve la consiglio per chi trova questa marca, dove va a fare la spesa. E poi niente, ho preso questo tè al limone, per tenerlo in casa, già in frigo li ho, comunque lo tengo nella mia dispensa perché ogni tanto anche queste poi giornate come si arriva al caldo il pomeriggio magari un tè fresco inizierò poi a farlo fatto in casa, però per ora questo lo metto in frigo, a volte vengono anche gli amici di Asia, così ce l'ho sempre a portata di mano. E questa è tutta la mia piccola spesuccia di oggi. Ah, ho preso anche l'acqua, questa acqua Gaia, che sono 2 litri e a bottiglia le ho pagate 17 centesimi. È veramente, veramente poco. Scusate, il mio cane, lui passa per andare fuori. E niente, questo è tutto quanto. Allora, concludo qua il mio video spesa, non ho da farvi vedere altro. E oggi la giornata è, insomma, un po' così. E così, non è questo sole come c'era ieri, in effetti, vedete anche voi. È un po' così, si è raffrescata un po', ma va bene, d'altra parte non possiamo farci niente contro il tempo. E nulla, io ora vado a sistemare la spesa e poi vado su a cambiarmi. Avevo lasciato le porte aperte stamattina, avevo rifatto già la camera della bimba e quindi adesso poi inizierò a fare un po' di pulizie intanto sopra e poi vengo giù a preparare il pane e tutto il resto, perché poi oggi pomeriggio devo andare al lavoro, quindi non avrò tempo di fare altro. E niente, per adesso vi saluto, io dopo mi faccio un bel caffè, sono in compagnia dei miei cani che fanno avanti e indietro dal salotto fino a fuori e si divertono un po'. Io un po' meno, ma va bene così.
Adesso vi mando un bacio, vi ringrazio per aver guardato questo video, se vi è piaciuto mettete un pollicione in su e se non vi siete ancora iscritti iscrivetevi al mio canale, ci saranno video quasi ogni giorno e vi mando un bacio, ciao!